Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda ed oggi sono tornata con un nuovo video dopo innumerevoli richieste con le LOL fake. Le ho finalmente ritrovate perché dovete capire, non è più facile trovarle così tanto in giro. Le ho trovate e le ho prese per voi. Questo è un pacco misterioso pieno di LOL fake. Queste qui, ragazzi, mio Dio, cioè sembrano fatte benissimo. In realtà sono fake. Oggi andiamo a vedere insieme come sono, per vedere se possono essere comparate alle originali oppure no. Ma prima di iniziare questo video, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Mi mancava così tanto fare spacchettamenti LOL fake, visto che me l'avete richiesto nei video scorsi dove ho aperto le LOL, e vi ho accontentati, ovviamente. Prima di iniziare ancora vi voglio ricordare che ci vediamo sabato e domenica all'Edenlandia. Dalle ore 15 avrò il mio stand entrata gratis dove venderò slime, Poppit e gadget miei. Ma se volete fare il laboratorio di slime insieme a me dovete prenotare. Il laboratorio di slime, ci sono due turni in tutti e due i giorni, come potete leggere qui. Per prenotazioni, informazioni e costi dei laboratori potete contattare al numero su WhatsApp, questo qui che c'è scritto qui. Mi raccomando, accettano prenotazioni solamente dai genitori. Per prenotare lasciate nome e cognome dell'interessato e verrete di nuovo contattati per fare il laboratorio con me. Proprio io vi insegnerò a fare uno slime, ok? Altrimenti, se volete solamente venire per fare una foto e incontrarmi, potete venire dalle ore 15 e staremo insieme. Ok, io direi di iniziare, ma prima di iniziare questo video, vediamo, facciamo un bellissimo gioco. Il gioco di oggi è di indovina la parola. E niente, mi è venuto in mente una parola così, anche se non è molto invernale, però vediamo un pochettino. 3, 2, 1. Abbassiamo la videocamera e vediamo insieme come sono queste LOL, più che altro che cosa c'è all'interno di questo pacchetto pieno di LOL fake. Eccoci qua, amici. Allora, eccola qua. Questo è il primo pacchettino. Allora, questa è la confezione. Ora, io veramente non ho parole perché sembra davvero originale in tutto ciò, ma non credo lo sia. Non lo so, ma fatemelo sapere, anche perché sono davvero fatte bene. Andiamole a scartare insieme, una per una, e vediamo come sono. Allora, apriamo il pacchettino e no, no, ragazzi, no, ma si vede proprio, no, ma non esiste. No, puzza, no, 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 ok, mi sono autoconvinta, no. Com'è possibile che le possano vendere così tutti e tre? No, non è possibile, sono stra fake, ma sono fatte stra benissimo. Allora, ditemi i nomi, se voi li sapete, di corrispettive LOL. Abbiamo qui una piccola LOL, che, oh mio Dio, ma cambia colore. No, ragazzi, non ci credo. No, ma cosa? Allora, questa qui mi dovete dire, mi cade anche, mi dovete dire il nome per piacere, giù nei commenti perché io non li so i nomi. Comunque lei con i capelli rosa è bellissimo, più che altro gli hanno messo queste scarpe che sono gigantesche, ma che cosa? Però è carinissima, anche perché è fatta benissimo, cavoletti Bruxelles, vi giuro! È fatto stra bene, ma com'è possibile? Ma sicuro che sono fake? Boh, non lo so. Però, cioè, è fatta stra bene. Anche il pantalone cambia colore. Cioè, col freddo credo, perché ho le mani ghiacciate, mi dovete credere. Il pantalone cambia colore, da verde diventa tipo giallino. È fighissimo. Poi abbiamo loro due, il gattino e quest'altra LOL qui. Allora, partiamo dal gattino, che vi giuro sembra fatto benissimo, perché ha anche la testa che si schiaccia, però si vede che sono più fake del solito. Allora, ha le scarpette messe benissimo. Mi ricordo che una volta lo trovai questo, ma aveva le zampette rotte. Infatti, la mia solita sfiga. Comunque, vedete, può anche fare la plin plin o, che ne so, bere dal biberon. Ecco, l'unica cosa che non sono uscite dall'interno di queste LOL è per appunto biberon e cose varie di questo genere. Comunque, c'è anche questa LOL qui e fatemi sapere giù nei commenti come si chiama. Dietro c'è anche il mantellino, che era un mantellino arancione, insomma. E la LOL è così, ragazzi, io non mi posso lamentare perché mi dovete credere. Ho trovato delle LOL peggiori negli scorsi anni, ma queste sembrano veramente
fatte bene, originali. Cioè, mi dovete credere, io non ho parole. Comunque, sono fatte benissimo. Date un voto a queste LOL da 1 a 10 perché, cioè, io sono scioccata. Allora, ora vediamo questa mystery bag piena di LOL, che in realtà sì, sono tutte fake. Wow! Ok, mamma mia, wow, ce n'è pure una qui. Che sono ste cose? Sono tutti gadget? Sono tutti i cerchietti delle LOL! Allora, sono due bags piene di LOL fake. No, vabbè, adorello. Queste sì che sono fake. Però vedete la differenza tra queste e queste? Queste hanno la testatura. Questa qua invece sembra vera. Cioè, ha la testolina morbidosa. Quindi 10 punti in più a Grifondo. No, 10 punti in più a questa LOL che sembra davvero originale. Comunque, partiamo da questa prima bag e vediamo come sono queste LOL. Allora, prima di tutto sono belle solide e forse ci sono anche delle LOL che non esistono nella realtà, ma voi ditemi ovviamente se esistono oppure no. Mi è uscita questa che è uguale a questa, però con i vestiti che sono ovviamente disegnati, mentre questo il vestito si toglie proprio. Cioè, assurdo, adoro questa qua con le treccine, con i capelli rosa. Mamma mia, cioè, è fatta anche, è ca anche carina abbastanza. Diciamo che puzzicchiano di plasticuccia, però devo dire che non sono male, ragazzi. Cioè, i vestiti ovviamente non si tolgono, però sono carine, anche questa, vedete? Ma questa, vogliamo parlare di questa qui, vestita da Alice? Oh, raga, è un po' strana, devo dire, con la testa un po' schiacciata, però non è male. Che bella! No, vi giuro, anche se i vestiti comunque non si tolgono, ma è fatta proprio bene. Questa qua diciamo che è un po' rovinata perché non è stata dipinta bene, tra virgolette, e ha tutto il vestito rovinato, anche perché ve l'ho detto che i vestiti di queste non si staccano. Poi vediamo quest'altra busta. Mamma mia, ragazzi, ma io adoro. Allora, sono tutte diverse, ma che meraviglia! Allora, abbiamo questa. Però perché avete fatto le braccia diverse dal corpo? Ecco. Mamma mia, guys. C'ha le braccia di colore diverso dal corpo, il che non è un problema, però perché mai? Vabbè, comunque è molto molto carina anche questa, ha tipo le mesh sulla frangetta. Cioè, esiste davvero questa LOL nella realtà perché è veramente molto strana, anche come vestita più che altro, non credo che ci sia questo vestito nella realtà. Io so che esiste davvero quella con i capelli così, tipo Angel mi pare che si chiamava, non mi ricordo bene, però devo dire che bellina, cioè è fatta bene. Guardate questa. Anche con gli orecchini. Oh, il vestito è molto carino. Anche l'acconciatura. Raga, cioè, veramente sono scioccata. Ma pure questa, guardate qua. Sono tutte con la testolina dura, però sono fatte veramente molto bene nonostante siano fake. Allora, vi voglio far vedere anche le coroncine o i cerchietti che mi sono stati ovviamente inviati a parte, ma non ho parole, ci sono pure i cerchietti per queste LOL, ragazzi. Allora, suppongo che questo qui sia di questa LOL qui e vi giuro ci vanno pure bene. Vediamo se va. No, vabbè, raga, non ho parole. Solo che non hanno il buco sopra. Vabbè, ma sembrano tipo delle LOL originali sti cerchietti. Boh, non ci sto capendo niente. Comunque, questo qua, vedete, si mette qui sopra Alice. Questo secondo voi di chi è? Ma sembrano, vedete, c'hanno anche le chiusure. Boh, secondo me questo è di questa. Credo. Non lo so. Secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti. Questo credo di questo. Questo cos'è? Sembra di un gatto, di un cane. Oh my god. Questo non lo so. Ma che. Ma sono collane, non riesco a comprendere. Questo forse è di questo qui. Raga, davvero, io, cioè, non ho parole, soprattutto per questa. Che sembra davvero reale. Cioè, non lo so, ma soprattutto questa qui che cambia colore è veramente splendida. Poi queste qui si vede lontano un miliardo di miglia che sono fake. Hanno anche alcune sbavature con il trucco, però devo dire che nella loro fakeaggine
sono fatte anche abbastanza bene. Devo dare un punto in più a questo venditore che mi ha mandato anche i cerchietti a parte. Ok, grazie mille per aver visto questo video, spero che comunque vi abbia divertito, incuriosito e che vi sia piaciuto un pochino almeno. Io vi voglio tanto bene, vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!